Ciao ragazzi, allora oggi volevo fare un video tag che se non sbaglio si chiama Spariamone. Giusto per farmi conoscere un po' meglio, dato che non sapete quasi niente diciamo di me, quindi volevo farmi conoscere un po' tramite questo video tag. Che ovviamente se voi avrete il piacere di farlo potrete postarlo come video risposta sotto questo. Allora, nome, anni, città e professione. Allora, mi chiamo Claudia, questo penso lo sappiano tutti. Ho 19 anni, quasi, fra 2 mesi. Città, Sabaudia in provincia di Latina. E professione, studentessa fino a giugno, spero. Spero di essere promossa alla maturità. Pregate per me. Poi, domanda numero 2. Hai tatuaggi? Se sì, quanti? Dove? Quando li hai fatti? E qual è il loro significato? Allora sì, ho due tatuaggi, uno sulla spalla destra e uno diciamo, sulla pancia, lato sinistro. Quello sulla pancia è una farfalla, l'ho fatto con una mia amica, ce l'abbiamo uguale identico, e quello sulla spalla, sono 3 stelle con la mia iniziale. Quando li ho fatti, la farfalla l'ho fatta a luglio, mentre le 3 stelle le ho fatte a settembre dell'anno scorso, 2010. Poi piercing, se sì, dove li hai? No, non ce li ho. Poi segno zodiacale, sono cancro. Poi colore preferito, rosa. Però diciamo, cioè, rosa è quello principale, però poi amo spaziare, mi piace il rosso, il celeste, insomma, un po' tutti, però preferisco il rosa. E la videocamera che continua ad avere il mal di pancia. Poi, hai ragazzo? Se sì, da quanto state... Magari riformuliamola e leggila un po' meglio. Hai ragazzo? Se sì, da quanto state insieme? Allora, sì, ho un ragazzo e siamo insieme da quasi 9 mesi. Se potessi cambiare qualcosa di te fisicamente e caratterialmente, che cosa cambieresti? Allora, fisicamente il naso, perché non mi piace, ho le narici troppo larghe. Poi cambierei il seno, se così si può chiamare, perché dovete sapere che le normali ragazze portano una prima, una seconda, una terza, io porto quasi una retromarcia, sono proprio microscopiche, ora vado ad ammazzare mia zia e torno. E poi caratterialmente cambierei che sono acida, sono disordinata e poi non so come si dice, però faccio troppo presto dei giudizi sulla gente e poi mi devo ricredere. E questa è una cosa che mi dà molto fastidio. Poi, se dovessi truccarti con un solo prodotto, quale sceglieresti? Il mascara in assoluto, perché secondo me il mascara è una cosa che non può mancare nel beauty case di una donna, quindi potete avere anche una valigia, poi dentro ci deve stare il mascara. Ti senti bella? Vado a giornate, non so che... secondo me è una cosa di famiglia, perché anche a mia cugina succede così. Ci sono dei giorni che mi sento proprio una bomba sexy che potrei spaccare il mondo. E altri giorni che proprio non esco neanche di casa perché davvero sono proprio orribile. Ai migliori amici, amiche, non credo tra un'amicizia tra maschio e femmina, quindi ho solamente migliori amiche, tra le quali ho tante amiche, però una migliore amica che è quella scena che vedete ogni tanto nei video. Qual è la tua marca di cosmetici preferita? Non ho una marca di cosmetici preferita, anche perché vado a periodi, magari mi piace la Essence piuttosto che un'altra, vado un po' a periodi. Poi, cosa non può mancare nella tua borsa? Nella mia borsa non può mancare la patente, perché altrimenti se mi fermano mi fanno la multa, e il cellulare. Poi, leggings o collant? Nessuno dei due, preferisco andare con le gambe così all'aria perché odio collant, i leggings li metto di rado. Insomma, tacchi o scarpe basse? Tacchi. Amo i tacchi, ho tipo una cinquantina paia di scarpe, non lo so. Comunque li amo, infatti.
infatti devo comprarmi una scatola nuova prossimamente. Accessori o no? Sì, quando mi ricordo, nel senso che quando esco mi scordo, ci sono di fretta, mi scordo di mettermi collane, braccialetti, orologio, orecchini, infatti sono tipo 2 o 3 mesi vado senza orecchine. Tipo di make-up preferito, io sono una che si vede molto sul naturale, cioè nel senso che mi piacciono molto cioè per quando, mi piacciono i trucchi esagerati, però quando esco preferisco farmi un trucco naturale, perché non mi ci vedo a portare un trucco pesante in giro, non è da me insomma, non fare questa faccia da scema perché. Poi, hai mai tinto i capelli? Penso che si veda. Sì, comunque sì. Una volta mi sono fatta roscia, una volta bionda, ma sono sempre tornata castana, giustamente, non mi potevo vedere. Claudia, che cosa ti sta prendendo? Non ti emozionare. Ti tatueresti le sopracciglia? No, sinceramente già mi fanno schifo così le mie sopracciglia. Dargli un'aria anche di finto proprio no. Non mi piacciono le sopracciglia tatuate. Matte o shimmer? Assolutamente matte. Anche se mi piacciono le shimmer, però come vi ho detto nei discorsi di prima del make-up e bla bla, adesso mi vedo piuttosto, cioè vedo meglio un trucco matte. Lip gloss o rossetto? Lip gloss, però se devo scegliere nessuno dei due, perché sinceramente non mi sfacciolano tanto. Estate o inverno? Estate perché sono nata in estate, quindi estate giustamente. Festa preferita? Pasqua forse? Una frase nel tuo dialetto, questa è quella che stavo aspettando più di tutte. Perché io abito a Sabaudia, come vi ho detto, vicino a Latina, siamo circondati da paesini e non c'è una frase in dialetto, nel senso che noi non abbiamo un dialetto nostro, noi rubiamo i dialetti degli altri paesi, quindi una frase in dialetto ve la dico in sogninese, visto che ho amiche sogninesi, yiamo a balle, che significa andiamo giù. Fai una linguaccia, fai una faccia brutta. No, fai la faccia più brutta che riesci a fare. Più brutta di questa? Non lo so. Il gufetto. Più brutta di questa non so davvero. Di una parolaccia, meglio di no, siamo in fascia protetta. E aspetta che l'altro non mi ricordo come ho scritto, saluta. Ciao! Ciao ragazzi e ciao ragazzi, allora oggi sono fuori in balcone e tra poco commetterò un omicidio. Vado ad ammazzare mia zia che adesso che sono uscita a fare questo cavolo di video, lei si è messa a tagliare l'erba. Che simpatica donnina. Un buco con le ruote. Te lo giuro. Ciao ragazzi e ciao ragazze. Allora, oggi sono qui in balcone. Chi se ne frega, voi direte, lo so, però sono qui in balcone. Vattene, vattene.